Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un argomento molto interessante. Mi è stato chiesto appunto se le verdure a foglia verde trattengano i fertilizzanti a base di nitrati, quindi queste sostanze inquinanti che vengono utilizzate in agricoltura intensiva. E niente, io avevo già qualche informazione in merito, però per approfondire l'argomento mi sono rivolta al mio contadino biologico di fiducia che gentilmente mi ha delucidato sull'argomento. Taccuino alla mano, quindi vi riporto un po' quello che mi è stato detto. Allora, mi è stato raccontato appunto che questi fertilizzanti a base di azoto hanno tre caratteristiche principali: quelle di aumentare l'accrescimento della pianta, migliorarne il colore e assorbire molta acqua. Da un punto di vista commerciale, diciamo, queste tre caratteristiche sono pazzesche perché uno, avremo disponibile la verdura in minor tempo. Due, questa verdura avrà un colore molto più intenso ed acceso e quindi catturerà più facilmente l'attenzione dell'acquirente. Tre, questa verdura assorbirà molta acqua e quindi peserà molto di più e quindi peserà anche un po' di più sul nostro portafoglio. Ben vediamo, ad esempio, le verdure a foglia verde in generale, ma forse di più a questo punto quelle di agricoltura intensiva. Si riducono a niente poi, quindi una volta cotte, ecco, mi viene in mente gli spinaci anche. Oltretutto, rispetto al discorso dell'assorbire l'acqua, risultano anche molto indigeste, ecco, quindi hanno questo aspetto per noi più negativo che io stessa ho sperimentato, soprattutto per peperoni, cipolle, verdura foglia verde e melone, ad esempio. E io l'ho sperimentato soprattutto col melone, che era uno di quegli alimenti che quando prendevo, lo compravo, effettivamente non riuscivo mai a digerire bene. Ecco, quindi adesso mi sono data anche un po' la risposta. Quindi l'assorbire quest'acqua, tutta quest'acqua sicuramente aumenta il peso della verdura o della frutta, ma la contropartita di renderla poi indigesta perché c'è troppa acqua, quindi il nostro sistema digestivo non riesce a processarla in maniera corretta. Altro aspetto negativo, diciamo, da sottolineare è il fatto che questi fertilizzanti debbano essere sempre reimmessi sui terreni, poiché appunto vengono drenati dalla terra stessa e vanno poi ad inquinare le falde acquifere. Quindi questo è un altro aspetto sicuramente negativo, per cui appunto invece che nutrire il terreno vengono appunto lavati via, tra virgolette, dall'acqua e vanno poi a inquinare anche appunto la falda sottostante. Ecco, altra cosa importante da sottolineare, che mi faceva notare questo amico, è che questi fertilizzanti a base di azoto, tra questi fertilizzanti ce n'è anche uno appunto a base di urea, che non è l'urina, come potremmo pensare, ma in realtà è un derivato del petrolio. Quindi sui campi nei quali viene attuata l'agricoltura intensiva, viene utilizzato anche questo fertilizzante a base di petrolio. E quindi niente, un altro buon motivo per cercare di evitare il più possibile questo tipo di verdure e di frutta, ecco. Ovviamente compatibilmente con le nostre possibilità, ecco, perché poi appunto se si può è importante scegliere il biologico, ma se non si può, è sempre meglio scegliere di seguire una buona alimentazione, una sana alimentazione equilibrata, con molta verdura e molta frutta, che sicuramente compenserà l'effetto di queste sostanze in parte. Ecco, però se possiamo permettercelo, ecco, sicuramente una buona scelta per tutto quello che vi ho spiegato, fin qui. Il fatto di scegliere comunque una verdura e frutta di agricoltura biologica. Quindi faremo bene sia al nostro pianeta, quindi evitando di inquinare ulteriormente, scegliendo comunque della verdura di stagione della zona, quindi vicino a noi, trovando un piccolo produttore, insomma, vicino a dove abitiamo, e faremo bene poi a noi stessi, evitando di intossicarci ulteriormente, dato che viviamo già in un mondo ultra, inquinato e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di correre ai ripari e di tutelarci il più possibile.
E niente, io spero che questo piccolo approfondimento sia stato utile. Se avete dei dubbi, delle domande, scrivetemeli come sempre nei commenti, anche se avete qualche, come dire, argomento che vorreste che io approfondissi. E niente, io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!